listening to me. Believe in fate, 'cause it's just
scusaci per le interviste ai diretti protagonisti, prima c'è stati dei problemi di audio. Ripartiamo quindi con Daniel Antonioli, campionissimo del Winter Triathlon, un lecchese, oggi re sulle montagne della Valgerola. Sì, è la prima volta che sono qui, è stata una sorpresa anche per me questa vittoria, non me l'aspettavo. Sono venuto qua quasi per caso, ho saputo giovedì questa gara, mi hanno detto che era molto bella. Ho provato, sapevo che in salita mi trovo bene, però non mi ero mai cimentato in una discesa di questo tipo. Ho tenuto botta e è andata bene. Sappiamo che quando uno va bene poi ci prende gusto. La settimana prossima si corre a due passi a casa tua. Lì è più lunga, qua già alla fine ero molto stanco. Magari proverò a gareggiare lo Scabarozzi, però lì sarà molto più dura. Ah sì, dai, sono contento, devo dire che penso di aver concluso una stagione direi ottima per me. E sono molto contento. Oggi devo dire che è stata, cioè, non pensavo di riprendermi così bene dal chima che ho fatto due settimane fa. Ho avuto dei problemi al ginocchio fino a metà di questa settimana. Oggi stavo bene, a parte il caldo, comunque un percorso veramente duro perché è tutto da correre, è pieno di cambi di ritmo, è da fare, è un percorso da fare tutto col cuore questo, c'è poco da, non respiri mai, è veramente duro. Ho fatto molta fatica a livello cardiaco, insomma, però molto bene, sono contento. Per uno come te che ha vinto molto nel canottaggio, quest'oggi si festeggia anche un titolo tricolore. Sì, devo dire, sono molto contento, una bella soddisfazione. E ci tenevo arrivare oggi qua in forma e poter portare a casa questo titolo tricolore. Sono molto contento e ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicini, alla mia famiglia, a tutti. Grazie. Siamo con Damiano Lenzi, ossolano del CS Esercito di Courmayeur, uno che va forte, fortissimo, con sci e pelle di foca, e quest'anno si sta togliendo delle belle soddisfazioni anche a piedi. Per lui passaggio al primo posto al Giro di Boa di Stavello e poi un terzo posto finale, comunque degno di nota. Sicuramente sono partito per fare il mio ritmo, abbastanza galvanizzato dalle gare precedenti. Oggi purtroppo la gamba non era quella delle domeniche passate, non è sempre domenica. Poi purtroppo stavamo facendo gara assieme, io e Daniel, andavamo via con un buon passo regolare. Poi ho messo un piede falso su un sasso, ho preso una brutta botta e in discesa sono sceso con una gamba rotta e l'altra già mezza infortunata. Ho cercato di mantenere questo terzo posto e comunque mi rendo orgoglioso, sono molto contento, una bella soddisfazione, una bella gara. Ringrazio tutti e faccio tutti i complimenti. Ma sì, quest'anno sono molto contenta, insomma, non mi sono fatta mancare niente, devo dire. Ho approfittato della situazione, insomma, che stavo bene, che potevo correre finalmente una stagione intera, visto che ho sempre avuto un po' di problemi di infortuni e quindi ho cercato di fare tutte le gare che potevo, insomma, per partecipare, via. E poi sono andate anche bene, quindi a maggior ragione, sono contenta.